L'Hotel Plaza è un noto albergo di lusso di New York, la cui grande fama lo ha reso scenario di innumerevoli riprese cinematografiche. Aprì al pubblico il 1 ottobre 1907. La costruzione dell'hotel costò 12 milioni di dollari e mezzo e dovette da subito misurarsi con la fama dei due maggiori alberghi di lusso del tempo, l'Ansonia e il Waldorf Astoria. Il Plaza sorge all'angolo sud-orientale di Central Park, esattamente di fronte al celebre negozio a cubo di Apple, a pochi passi dai principali negozi della Quinta Strada e dalla Grand Army Plaza, da cui prende il nome. L'edificio ha un aspetto austero che ricorda l'architettura rinascimentale nord-europea, in sintonia con la moda newyorkese tipica dell'architettura residenziale di inizio Novecento. L'ingresso sulla Fifth Avenue è caratterizzato da eleganti decorazioni dorate, lampioncini e orologi sulle colonne. I doorman, naturalmente, sono sempre a disposizione per fermare taxi e dare indicazioni ai clienti. Attraversando le porte scorrevoli, ci si trova catapultati nello splendido ambiente che contraddistingue questo albergo di lusso. Lampadari di cristallo, grandi specchi, marmi e un profumo floreale. Di fronte all'ingresso si trova la luminosa ed elegante sala da tè con la cupola vetrata, uno degli ambienti più caratteristici dell'albergo. Tra i corridoi in marmo a volte vengono esposti oggetti, abiti o profumi utilizzati dai personaggi famosi che hanno alloggiato nell'albergo. Sulla sinistra rispetto all'ingresso si trova la lobby con la reception e due bar, uno al piano terra che offre una vista sull'esterno e uno al primo piano dal gusto un po' retro. Negli anni 50 e 60 il Plaza, già simbolo internazionale del lusso, divenne sede di innumerevoli riprese cinematografiche ed eventi mondani dell'alta società americana e mondiale. Tra le pellicole di maggior successo possiamo ricordare Come eravamo, A piedi nudi nel parco, ma anche Mamma ho perso l'aereo e Sex and the City. I Beatles scelsero questo hotel nella loro prima tappa della tournée americana del 1964 e Truman Capote decise di organizzare qui il suo famoso ballo in maschera Black and White. Nel 2005 venne eseguita un'importante ristrutturazione che destinò anche parte dell'edificio ad uso residenziale e commerciale. Originariamente l'hotel contava ben 800 camere, ma nella sua ultima configurazione la struttura dispone di 282 camere, palestra, spa, piscina coperta e 152 unità abitative e condominiali. Molti non sanno che c'è un piano sotterraneo dove è stato costruito un elegante centro commerciale che comprende negozi di abbigliamento, elettronica e il noto ristorante Plaza Food Hall. La proprietà dell'hotel è cambiata più volte nel corso degli anni. Nel 1988 il Plaza venne acquistato da Donald Trump per 407 milioni di dollari e l'edificio ottenne la nomina di National Historic Landmark. Dal 2012 il Plaza è gestito dal gruppo indiano Sahara India Pavilion, che ad aprile 2017, dopo una serie di vicissitudini, ha assunto un agente per vendere la proprietà. Per alcuni, trascorrere anche solo una notte al Plaza Hotel vorrebbe dire realizzare un piccolo sogno. Considerate però che una camera doppia non costa meno di 600 euro al giorno. Qualora decideste di non soggiornare in questo albergo, vi consigliamo comunque di entrare a curiosare, passeggiando con discrezione tra i suoi corridoi e magari fermandovi in uno dei tanti bar per godervi l'atmosfera.